Ciao a tutti, come promesso, ecco la videoricetta della torta al caffè e nocciole cotta in padella che avevate visto nel mio video di cosa mangio in un giorno. È super buona, super soffice e si prepara veramente in pochissimo tempo. Oltretutto è senza lattosio e senza burro. E oggi avrò pure l'assistente, il mio cipollino Pollon, bambino bellissimo. Iniziamo subito a versare le uova in una ciotola bella capiente. Aggiungiamo lo zucchero, un pizzico di sale e iniziamo ad amalgamare con una frusta a mano. Quindi per questa torta non ci occorrerà nemmeno lo sbattitore elettrico. Aggiungiamo anche i due vasetti di yogurt alle nocciole senza lattosio e io utilizzo questi della Valsoia che sono veramente eccezionali, li ho scoperti da poco e mi piacciono tantissimo. E nel frattempo continuiamo ad amalgamare. Ora sarà il turno dell'olio di semi di girasole e lo versiamo sempre poco per volta e stessa cosa faremo con il caffè. Ora mescoliamo assieme farina con lievito e li aggiungeremo al composto sempre poco per volta setacciandoli. Ed ecco l'impasto pronto. Ora foderiamo il fondo di una padella in pietra di 32 cm di diametro con la carta da forno e ci versiamo dentro l'impasto. È importante che la padella abbia proprio queste dimensioni, perché variando la grandezza della padella varieranno anche i tempi di cottura. Quindi io vi sto dando le indicazioni per questa grandezza. Ci trasferiamo sui fornelli a fiamma bassissima, mi raccomando, copriamo e lasciamo cuocere così per 25-30 minuti. Se avete uno spargifiamma sarebbe l'ideale, io non ce l'ho e quindi ogni 10-15 minuti dovevo girare la padella fino a farle fare tutte le direzioni, così come vi sto mostrando adesso in video. Poi sarebbe bene utilizzare un coperchio in vetro, così come il mio, in modo tale da vedere subito le evoluzioni del dolce. Guardate, si intravedono già tutte le bollicine sopra. Il coperchio andrà lasciato fermo così per tutta la durata del tempo di cottura. Controlliamo facendo la prova a stecchino e la mia tortina era prontissima già in 25 minuti. Trasferiamo la padella su un tagliere e la lasciamo intiepidire per circa mezz'ora a tre quarti d'ora. Una volta trascorso questo tempo, possiamo procedere con le decorazioni che più ci piacciono, quindi come nel mio caso zucchero a velo, granella di nocciole tutto attorno e nocciole intere ai lati. E che profumino che si sente, ragazzi, è buonissima. Oltretutto si può fare con qualsiasi altro yogurt e quindi è personalizzabile secondo i vostri gusti. Ora vi mostro anche la fetta e quanto è soffice al taglio. Spero che si percepisca anche dal video. È ben lievitata, è cotta perfettamente ed è ancora più buona e veloce di quando la cuoci al forno. Quindi, visto che ha tantissimi vantaggi, questa tortina non potete non provarla. Spero tanto di avervi convinto. Una volta freddata completamente, si può trasferire all'interno di un portatorte con chiusura ermetica in modo tale che resti bella sofficiosa per diversi giorni, anche dopo 5, ecco. Ovviamente golosona come sono non resisto e quindi la devo subito assaggiare. Che buona, è buonissima! Spero tanto che questa ricettina vi sia piaciuta, spero tanto davvero, davvero, davvero che la proverete anche voi. Vi mando un grandissimo bacione, un abbraccio, grazie per aver visto questo video e ci rivediamo ai prossimi video. Ah, e saluto tanto Chiara, un bacione grandissimo. Ciao!